Buongiorno a tutti, oggi è davvero il caso di dire buongiorno perché registro il video prima dell'apertura del mercato, 25 luglio oggi, e tanto da dire perché ieri è stata una seduta molto particolare. Negli Stati Uniti c'è stata un'altra violenta ondata di vendite che si è abbattuta su tutti i listini e in particolar modo ha colpito i titoli tech. Si sta verificando quanto avevo immaginato e a voi detto, ovvero che la correzione negli Stati Uniti fosse già partita, si poteva magari soprassedere sulla prima candela rossa di settimana scorsa, ma non sulle due che avevano già chiamato la discesa e quindi la correzione dai massimi. E adesso che arrivano le trimestrali, e sembra quasi che sia un gioco a perdere, perché se la trimestrale è buona ci può essere magari un piccolo sussulto, ma dopo mancano insomma gli elementi per trainare ulteriormente i listini al rialzo. E se sono deludenti, come è stato il caso di Tesla in particolar modo, che ieri ha perso il 12%, e, o quella di Alphabet che ha deluso sui ricavi della pubblicità su YouTube, gli investitori tirano i remi in barca, per cui una correzione, io penso, quantomeno tra il 7 e il 10%, partendo dai massimi degli Stati Uniti, debba essere messa in conto, e per cui dopo la seduta di ieri, per oggi, secondo me, ci sono altre vendite in arrivo, anche perché tutti e tre i principali indici, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, con la seduta di ieri hanno rotto anche dei livelli importanti, per cui mi attendo un approdo in ulteriori fasce di prezzo. E adesso noi andiamo a vederci i grafici di tutti e tre i principali listini americani, quelli delle piazze europee, e oggi guardiamo anche qualche grafico relativo ai singoli titoli, perché ieri è uscita la trimestrale di Unicredit, c'è da parlarne perché ha battuto ancora una volta le attese, è uscita la trimestrale di Iveco che è stata in linea con quanto si poteva prevedere, ma è stata duramente castigata dal mercato, poi c'è la trimestrale di Saipem che ha visto triplicare gli utili, ma ieri è stata venduta anche lei pesantemente. Vediamo oggi come riapre e se riesce a reggere, insomma, tanta carne al fuoco. Andiamo a vedere quindi i nostri grafici. Cominciamo dal grafico del Dow Jones. Vi mostro quello di Investing solo perché mi sono accorto che quello di TradingView in questo momento non è corretto. Ho già fatto la segnalazione. Chiude a 39.853 punti con apertura in gap down, per cui dal mio punto di vista vi sarebbe spazio per un ulteriore affondo, quantomeno in area 39.500 punti, il livello che vi vado a segnalare e che potrebbe magari essere già raggiunto nella seduta di oggi. Per cui questa è la direzione presa dal Dow Jones dopo che, una volta aver toccato e superato quota 41.000 punti, non è riuscito a riconfermarsi. Già la prima candela rossa ha riportato con decisione l'indice sotto quota 41.000 punti, e persi anche quota 40.000, mi sembra diretto in area 39.500. Qui invece siamo sull'S&P 500, chiusura 5.427 punti, il ribasso del 2,32%. Il livello che è stato breccato al ribasso e che era un livello piuttosto importante è questo supporto, quello dei 5.445, lo ha rotto con decisione perché poi le vendite si sono così amplificate, soprattutto anche nell'ultima parte della seduta, il solito rimbalzo tra le 18 e le 19, ma come vedete poi chiusura sui minimi, prossimi step al ribasso. Io penso la ricopertura di questo gap, per cui può essere che si vada magari accelerando, visto come ha chiuso male, e poi ancora più in basso un altro step è proprio l'area dei 5.300 punti. Questi grosso modo i livelli che potrebbe andare a toccare, e saremmo ancora, diciamo così, in un 7% dei massimi fatti toccare dall'S&P 500, e graficamente, anche se giungesse su questi livelli, cosa che io penso farà, non andrebbe comunque sia a intaccare il trend di fondo. Ma attenzione, perché
In questo momento gli Stati Uniti sono un mercato che scotta. Questo è il Nasdaq, meno 3,64%. Qui veramente il sell-off è stato fragoroso. È andato a chiudersi il primo gap che aveva aperto alle spalle, lasciando aperto un ulteriore gap invece sopra la testa. Ieri apertura in gap down e qui mi sembra lanciato subito in area 17.200 punti, poi vediamo se da quest'area riesce a fare un rimbalzino, ma poi con così, l'ipotesi che possa scendere nuovamente e andare a richiudere anche il secondo gap, per cui portarsi in area 16.900. Non so se arriverà subito qui, ci sta che vi siano dei rimbalzi così, però ormai mi sembra anche loro sul Nasdaq, insomma, lanciati su quei livelli. A Piazza Affari, seduta, come dicevano anteprima, tutto sommato con l'indice che ha tenuto, perché chiudiamo sì negativi dello 0,48%, ma con Wall Street che veniva giù e anche le altre piazze europee molto indietro, Milano comunque sia è riuscita a tenere per oggi livelli estremi. O si bucano questi minimi, per cui il rischio è quello di un affondo in area 34.000 punti, o si spacca il massimo di oggi e si prova a forzare ancora l'area dei 34.630, ovvero i massimi che adesso incominciano a respingere le vendite in quell'area lì. C'è stato semplicemente uno strappo leggermente più in alto in direzione dei 34,8, ma insomma lì incominciano ad esserci una sorta di resistenza. E vediamo che piega prende il nostro mercato, se riesce ad andare in controtendenza nonostante tutto e tutti, o se si allinea all'andamento generale come quello del DAX, che ieri invece ha lasciato sul terreno lo 0,92%, per cui anche per lui per oggi non ho grandi aspettative, un ritorno sui 18,270 ci può stare, io credo, per cui metterei un allarmino qui e per fare meglio, ma dovrebbe portarsi sopra il massimo di ieri, sopra 18,5, ma una resistenza già per oggi la vedo già al massimo sui livelli dei 18,4. Questa è la mia idea. Poi se andiamo a vedere gli altri listini, poco da segnalare, insomma c'è la solita Parigi che sta sui minimi, non li perde ancora, ma insomma bisogna stare molto attenti perché poi spacca anche questa base che si è formata tra la metà di giugno e ormai la fine del mese di luglio, poi vi sarebbero spazi per ulteriori discese, per cui attenzione assolutamente qui. E chiudiamo andandoci a vedere qualche titolo di cui vi ho parlato. Questa è Alphabet, gap down e meno 5,04. Si porta su già sul livello da dentro fuori 172,63. Se molla quello, il prossimo affondo lo fa sui 167, io credo. Non penso possa reggere questo minimo a 169, per cui ulteriore affondo potrei aspettarmelo lì. Tesla, è uscita al ribasso, l'avevo appena analizzata, trovate ancora il video, c'erano sei analisi a richiesta, di cui vi faccio notare che sono state tutte centrate, sei analisi su sei. Su Tesla avevo detto attenzione, questo è un grafico settimanale, attenzione all'uscita dai minimi e massimi di questa settimana, se esce al ribasso la direzione è quella dei 200 euro. Ieri ha fatto un tonfo del 12,33%. Per cui l'area sempre da attenzionare è quella dei 200, secondo me. Prima vedo poche speranze per quantomeno un rimbalzo che possa definirsi tale. La strada mi sembra scendere. Hanno fatto male anche altri tech, trascinati un po' dal momento, per cui anche Apple ha ceduto il 2,88% e può dirigersi in area 212 come prossimo gradino, e vediamo cosa riesce a fare. E poi anche la stessa Nvidia incomincia a scricchiolare. Questo è un grafico settimanale in tempo reale, vediamo come si chiude la settimana, ma ha perso i minimi di settimana scorsa, per cui se non riesce a riportarsi sopra i 118 entro questa settimana,
Penso che anche per lei la via della correzione sia iniziata e il prossimo traguardo potrebbe essere quota 105. Non prima, non vedo assolutamente nulla. 105 potrebbe essere il prossimo step. Ci allunghiamo qua. Eccoci. Poi chiudiamo con i nostri titoli, UniCredit, trimestrale sopra attese, ma si sapeva, ha fatto un ulteriore strappo, ma la candela di oggi, cioè la candela che ha registrato ieri, sembra un po' impiccata, per cui se rompe i massimi bene può allungare ulteriormente questa lunga spike, si dimostra come l'ennesima occasione d'acquisto, se invece oggi i prezzi incominceranno a muoversi in direzione della spike, penso proprio che la festa sia finita e che potrà incominciare il ritracciamento anche per quanto riguarda UniCredit. Iveco, questa è una candela esagerata, vi faccio vedere anche i volumi, se riesco a metterli sul grafico, eccoli. Candela esagerata con volumi decisamente elevati, è andata a chiudersi questo gap quando ormai sembrava a distanza di sicurezza perché si era portata in area 12 euro e aveva segnato due belle settimane da più 11 e da più 1,31. Ecco che in una sola seduta riesce a riportare l'orologio del tempo invece ancora agli inizi dell'anno, per cui siamo tornati per qualche istante anche sotto quota 10 euro. L'unica notizia positiva è che si è chiuso il gap. A parer mio è stata decisamente venduta, ma senza senso perché neanche avesse fatto un profit warning. Per cui vediamo se oggi riesce a recuperare qualcosa. Ha però già un ostacolo, io penso, in area 10,36, 10,50. Per cui vediamo se riesce a chiudere qua sopra. Se invece chiuderà sotto, temo che continuerà la debolezza. E per quanto riguarda Saipem, ieri forse, boh, non ho capito, magari qualcuno si aspettava una brutta trimestrale, le vendite sono state superiori a quanto si potesse immaginare, forse anche perché siamo su resistenza, meno 4,92%, la trimestrale però è buona, adesso vediamo, triplicate gli utili, vediamo se invece oggi fa un veloce dietro fronte. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, buona seduta e alla prossima.